Buonasera a tutti e tutte, siamo qua al terzo appuntamento di Sherwood Open Minds. Questa sera parleremo nuovamente di precarietà, di reddito. Sono con Sergio Zulian. Buonasera Sergio. Buonasera a tutti. Ieri abbiamo affrontato nel dibattito in second stage tutte le questioni complesse legate al reddito. Questa sera approfondiamo alcuni temi, soprattutto legati alle nuove forme del lavoro e dello sfruttamento. Tutta la vita davanti. Credo che ricordiate bene la storia di Marta, alias Isabella Aragonese, giovane laureata in filosofia che si trova costretta a fare la telefonista, per cui tutta la vita davanti. E il film, uno dei primi film italiani di Paolo Virzì, che ha raccontato la precarietà, e questa sera parleremo proprio di come si sta evolvendo la precarietà nel mondo e nella società contemporanea. Ma prima volevo chiedere a Sergio, che ieri abbiamo parlato di reddito, impossibile sintetizzare un dibattito come quello di ieri, ma che impressione, che indicazioni abbiamo avuto da una serata come quella di ieri sera? Ma io credo che il dibattito di ieri sera sia comunque stato molto interessante, sia nell'intenzione che poi anche, diciamo, nella discussione vera e propria che c'è stata. È chiaro che si tratta di uno dei temi cruciali del periodo in cui stiamo vivendo, e che secondo me è stato ancora più interessante, anche se lo leggiamo, diciamo, come la seconda puntata del dibattito del lunedì prima, che comunque, in cui comunque, come ci ha spiegato Jason Moore, parlare di lavoro e parlare di ambiente vuol dire comunque parlare della stessa cosa, cioè del nostro essere nel tempo della crisi, in questo tempo così caotico, no? Per cui io credo che sia stato un tentativo e come dire, mi veniva in mente prima, pensandoci, a una famosa frase di Benjamin che diceva: la descrizione della confusione è una cosa completamente diversa da una descrizione confusa. Cosa vuol dire? Che viviamo nel caos, dobbiamo cercare di non farci prendere da questo caos in cui sembra che non si capisca niente, però dobbiamo essere in grado di fare una descrizione comunque anche di questo caos, cioè della complessità, cercando però di ritrovare una direzione di marcia, dei soggetti sociali, delle parole d'ordine, delle possibilità di lotta, e coniugare tutto questo poi in dei percorsi concreti. Quello di ieri secondo me è stato un buon tentativo. E questa sera proseguiamo appunto in questo dibattito. Credo che la questione del reddito è bene che sia affrontata sotto tante sfaccettature, che però non siano sfaccettature che si frammentano. E proprio quello che dicevi tu credo sia uno degli elementi che noi vogliamo portarci a casa in tutti questi dibattiti che affrontano la questione ambientale, la questione della precarietà, la questione sociale, la questione delle migrazioni, perché sono tutti temi che si tengono in un unico filo, che poi è un filo intersezionale. Ma di tutte queste cose avremo modo di parlare questa sera e in tutti gli altri dibattiti. Nel frattempo io lancio la prima canzone della serata, Io sto bene, dei CCCP. Siamo con Francesca Coin, che è in collegamento telefonico. Ciao Francesca, ci senti? Sto benissimo. Un saluto da Sherwood, ciao Francesca. Ciao a tutti voi. Ciao, stavamo introducendo il tema del dibattito di questa sera, proprio partendo dal titolo che è Tutta la vita davanti, che si richiama al film, uno dei primi film italiani sulla precarietà, una commedia agrodolce, la ricordiamo tutti, di una decina d'anni fa, di Paolo Virzì. Francesca è una ricercatrice, una sociologa, si è occupata tantissimo di precarietà, di nuove forme dello sfruttamento. Nel 2017 hai curato un libro per Ombre Corte che si intitola Salari rubati, e proprio di questo vogliamo parlare con te nella prima domanda. Sono diversi anni che ci interroghiamo attorno alla figura alle tante figure che emergono dentro la società della
del lavoro gratuito, dentro la società della desalarizzazione. Puoi farci un po' un excursus di quello che parla non solamente il libro, ma anche le tue ricerche che hai fatto nel corso di questi anni? Sì, diciamo che il tema della precarietà effettivamente in generale l'abbiamo trattato, diciamo, collettivamente molto. Nel 2015 c'è stato il momento in cui la precarietà è diventata strutturale con il Jobs Act e si è aperto questo grandissimo fronte del lavoro gratuito. Il lavoro gratuito, dal punto di vista concettuale, secondo me, possiamo dire che è stato interpretato in due modalità che in verità non sono neanche distinte tra loro, ma si intrecciano. Da un lato c'era tutto quel filone che si chiedeva sin da principio: ma perché le persone accettano di lavorare gratis, ma c'è un lavorismo di ritorno, eccetera, eccetera. Invece, o meglio, in modo complementare, c'è un po' un'attenzione, che poi era un po' l'attenzione a cui il titolo sollecita, cito solo il titolo, di salari rubati, ma anche di furto salariale, che soprattutto furto salariale è un concetto che all'estero è sempre più dibattuto, perché quello che è avvenuto appunto è una proliferazione di forme di lavoro non retribuite, stabilite, istituite ex legge, e che andavano a sostituire molto spesso figure tutelate con figure appunto non pagate. Questo, se vogliamo, in Italia ha avuto anche un particolare gioco per certi versi, comunque ha avuto dei numeri veramente straordinari, perché in Italia secondo me c'era una congiuntura particolare tale per cui da un lato c'era l'austerità e dall'altro c'erano governi che per legittimarsi continuavano a dire c'è la ripresa, c'è la ripresa, c'è la ripresa. E questo ha fatto sì che per andare avanti, soprattutto in certi settori, nel pubblico, soprattutto, però anche nel privato, penso alle piccole imprese, ma anche alle grandi imprese di fatto, hanno cominciato sostanzialmente a tagliare i salari. Se ci pensi, appunto, nel pubblico, cito proprio in modo così alla lista, ma le modalità soltanto nello scorso anno in cui il lavoro gratuito è stato istituzionalizzato e normalizzato sono enormi, sono tantissime, e vanno dalla Minniti Orlando per i lavori di pubblica utilità, l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti appunto delle scuole superiori, l'allungamento del servizio civile, l'accordo Stato-Regioni sull'allungamento dello stage, questi sono appunto la garanzia giovani, però appunto ci sono tantissime tipologie che, se le mettiamo insieme, danno un modello proprio, danno un modello di sviluppo per certi versi, o un tentativo appunto di mostrare, di performare una normalità che non esiste, di far finta che vada tutto ok, tutto bene, mentre in realtà si sta esercitando una profonda violenza economica sulla popolazione. Grazie Francesca. Però a queste nuove forme di ricatto, di precarietà, di sfruttamento, stanno nascendo anche, in contrapposizione, come forme di liberazione ed emancipazione, anche nuovi conflitti, soprattutto oltreoceano. Ci sono delle cose interessanti, ma comunque in generale si stanno determinando nuove forme di lotta che fanno anche presagire bene per il futuro. Sì, secondo me, a me quello che interessa e quello che sto cercando di seguire ultimamente è proprio appunto il dibattito sul furto salariale, perché ci sono paesi, ma penso soprattutto agli Stati Uniti, in cui insomma le condizioni di lavoro sono peggio, diciamo, di quelle in Italia. In Italia, se non sbaglio, più del 30% degli occupati lavorano meno di non so quante ore alla settimana, per cui parliamo di una sottooccupazione strutturale, quindi anche di salari molto bassi. Lo stesso avviene negli Stati Uniti, in cui però il furto salariale viene calcolato in altro modo, perché lì ci sono proprio varie, c'è una discussione enorme sul furto salariale che secondo me in Italia manca e secondo me andrebbe riempita, perché lì per esempio viene considerato furto salariale chi lavora al di sotto del salario minimo, che ovviamente in Italia è un calcolo più difficile da fare, però in Italia si può parlare di sottoinquadramento, piuttosto che appunto chi lavora orari, come dire, supplementari appunto, che non vengono retribuite, piuttosto che insomma varie tipologie di salario che non viene dato ai lavoratori. E in molti casi però abbiamo visto forme di mobilitazioni sorprendenti e intelligenti, penso per esempio
nella Chinatown di San Francisco, in cui tutta la comunità di lavoratori dei servizi cinesi che lavoravano dentro i ristoranti cinesi hanno fatto una, non solo una causa comune, però prima hanno fatto uno studio per capire in che modo il furto salariale non solo era una violenza economica, ma causava anche una violenza, diciamo, nella salute della persona, perché ovviamente violenza salariale significa mancanza di cure mediche, significa dover lavorare di più, significa non dormire, significa cattiva alimentazione, significa problemi proprio di salute. E quindi la causa che hanno fatto, che però è stata preceduta da, da una mobilitazione molto, così, insomma, molto lunga, è stata una causa di successo, ma soprattutto quello che succede in questi casi è che si vede un tema, un problema messo a tema e che diventa fonte proprio di ricomposizione sociale in molti casi. L'altro caso che secondo me è importante è quello della Freelancers Union, quindi non stiamo più parlando di lavoro subordinato, stiamo parlando di lavoro autonomo, stiamo parlando del sindacato che ha 1,5 milioni, se non sbaglio, di membri, e che 3 anni fa ha fatto una campagna a sua volta contro il furto salariale. In quel caso il furto salariale per un lavoratore autonomo erano pagamenti dilazionati nel tempo a tal punto che non arrivavano più. Però anche qui è come intercettare l'immaginazione, come intercettare la sensibilità pubblica per mostrare nel loro caso che i salari complessivi, cioè i pagamenti complessivi che gli dovevano essere dati, insomma, erano forse una dei buchi più grandi, appunto, nella storia degli Stati Uniti, nei buchi di budget, intendo. Ne cito un altro, se ho ancora un secondo, perché ci sono anche degli studi interessanti, e uno di quelli che mi piace citare di più è quello del personale che lavora nelle grandi catene alimentari, nei grandi retailers, nei grandi supermercati. E lì appunto non ci si pensa, perché le campagne che fanno i supermercati sono sempre campagne contro i piccoli furti dentro i supermercati. Nessuno penserebbe, o comunque non è stato mai detto abbastanza, che di fatto che i piccoli furti che avvengono dentro i supermercati sono in entità molto inferiore rispetto al furto salariale operato da chi gestisce le catene di supermercati nei confronti dei loro dipendenti. E per cui se andiamo a mettere a tema questa categoria, allora vediamo veramente qualcosa che aggrega la precarietà trasversalmente anche appunto ai continenti, perché le varie forme di appunto erosione del salario, delle tutele, del salario appunto differito, pensionamenti eccetera, è veramente, come dire, il tratto comune che accomuna chi lavora in termini nelle varie modalità appunto nell'epoca contemporanea. Perfetto, grazie mille Francesca. Francesca ha promesso che il prossimo dibattito che parleremo, nel quale parleremo di questi temi, sarà presente fisicamente. Con questo ti salutiamo, un saluto da tutta la foresta di Sherwood. Ciao Francesca. E un saluto carissimo a tutti voi, a prestissimo. Ciao. Sergio. Ciao, ciao. E Francesca ci ha raccontato un panorama che è contraddittorio, ma è anche ricco, soprattutto negli Stati Uniti, che si configurano come un laboratorio politico e sociale in questo momento. In Italia, secondo te, brevemente, quanto siamo distanti da queste nuove forme di organizzazione della precarietà contemporanea? Io credo che la situazione negli Stati Uniti sia comunque molto diversa, perché c'è una storia, un mondo anche del lavoro, del non lavoro, completamente diverso. Credo che però ci possano venire delle indicazioni sicuramente molto interessanti, no? Per cui il fatto che si diano queste forme comunque di organizzazione, di auto-organizzazione, e io credo forse un passo avanti a quello che noi siamo, perché qui comunque, come ci spiegava giustamente adesso, anche tutta la retorica del lavoro gratuito, così come quella della precarietà, per tanti anni si è fondata su una favoletta che però è stata la narrazione di tutto la destra, sinistra, centrosinistra, i sindacati confederali, cioè che la precarietà fosse comunque l'anticamera del lavoro, fosse un periodo temporaneo e via dicendo. Adesso, dopo ormai 20 anni, fa quest'anno dal pacchetto Treu, possiamo tranquillamente dire che non è assolutamente vero che è così, no? Chiaro che io credo che
uno dei dati fondamentali, soprattutto per superare la difficoltà dell'organizzazione, proprio perché il precariato la mette in discussione, è quella comunque della territorializzazione, del legame sociale, per cui tante volte come negli Stati Uniti vediamo le comunità ispanoamericane, ci raccontava adesso la comunità cinese, cioè il legame sociale che ti permette di fare delle lotte si crea all'esterno dei posti di lavoro a volte più che all'interno, e quindi le lotte comunitarie si saldano anche con le lotte per la rivendicazione di reddito, di migliori condizioni di lavoro, e questo io credo che sia un dato molto importante anche per quanto riguarda noi, cioè non pensare che i lavoratori precari, gli sfruttati, quelli che fanno il lavoro gratuito si possono organizzare solo a partire, così come i migranti, e questo già succede in parte anche nella logistica, perché non dimentichiamo che tante lotte dei migranti partono da un lavoro per i diritti dei migranti che viene da lontano e poi si è riversato anche nella logistica, no? E che quindi non per questo debba partire dal dato classico sindacale dell'organizzazione a partire proprio dal posto di lavoro, ma da un intreccio. Ricordiamo infatti ad esempio che il percorso che ha portato alla manifestazione del 16 dicembre Fight Right si fondava proprio su questo elemento, ossia tenere dentro l'elemento di diritti per tutti e per tutte con un elemento di giustizia sociale che partiva appunto da rivendicazioni anche di miglioramento delle condizioni di vita e delle condizioni di lavoro. Con queste considerazioni passiamo al secondo brano della serata, che è un brano degli anni 90 degli Smashing Pumpkins, Zero. E proseguiamo questo dibattito, tutta la vita davanti. Questa sera parliamo di precarietà, di nuove forme della precarietà, dello sfruttamento, ma parliamo anche di reddito. E abbiamo ormai un abitué dei nostri dibattiti, non solamente al Festival di Sherwood, ma anche nei nostri spazi sociali, Emanuele Leonardi. Emanuele ha scritto da pochissimo un libro che sta creando molto dibattito, Il manifesto per il reddito di base. Ciao Emanuele, ci senti? Sì, vi sento benissimo, buonasera a tutti e a tutti. Ciao, ben trovato. Emanuele, perché parlare di reddito? Lo sappiamo, l'abbiamo discusso anche in un dibattito molto complesso e articolato che abbiamo fatto qua ieri sera, ne stanno parlando in tanti e tante, fortunatamente è tornato ad essere centrale anche nel dibattito pubblico. Nel vostro libro ripercorrete anche un po' la storia del reddito come rivendicazione sociale e politica. E parlaci un po', inquadraci un po' come parte questa storia e dove vuole arrivare. Sì, certo, con Federico Chicchi, che ha scritto con me il manifesto, ma anche con chi ha scritto la postfazione, cioè Marta e Simone Fana, siamo partiti da un dato contemporaneo per poi andare a ritroso a fare una lettura del perché occorre parlare oggi di reddito di base sempre più. E il dato di partenza è stato il fatto che per volontà non sempre esplicita di chi ha preso parte in passato a questo dibattito si era verificato una, diciamo così, il dibattito delle posizioni tra lavoristi e redditisti si erano un po' incrostate, era diventato un dibattito tra sordi per lo più, in cui si parlava solo alla parte cui si apparteneva. La nostra idea era quella di provare ad andare oltre questa contrapposizione, o almeno di costruire un perimetro concettuale diverso in cui lo spazio di divergenza rimane, può rimanere, ma si dà appunto in maniera da creare un reale dibattito. E i due punti su cui tutti e quattro noi eravamo d'accordo, da cui ripartire, sono sostanzialmente due, cioè il reddito di base deve essere contestualizzato all'interno della fase contemporanea di trasformazione del capitalismo globale, e in particolare accettando la nuova centralità della sfera della riproduzione sociale nei meccanismi di creazione del valore. In secondo luogo, un altro punto importante è che il reddito di base non si configura come la panacea di tutti i mali o un obiettivo singolo da perseguire
al quale seguirebbero tutti gli altri, ma piuttosto è un elemento di un pacchetto di rivendicazioni più complesso che include salario minimo, tetto ai guadagni irragionevoli, riduzione dell'orario di lavoro. Naturalmente si può parlare anche, un terzo elemento è il rifiuto dell'etica del lavoro, proprio in ragione del fatto che il modello precedente in cui il lavoro salariato fungeva da perno, da centro istituzionale, da modello per ogni tipo di operosità sociale, viene declinando, e quindi naturalmente sono altre le forme di attività sociale, noi le definiamo operosità sociale, che possono essere in qualche modo interrogate. Dentro questo scenario, accanto al furto salariale di cui diceva benissimo Francesca Cohen, che in Italia se ne occupa in maniera egregia, stanno anche nuove forme di sfruttamento dell'operosità sociale che non passano attraverso, per l'appunto, il rapporto salariale, che tuttavia danno vita a forme di sfruttamento, cioè producono valore per il capitale. Ecco, secondo noi quindi il reddito di base non è una misura di contrasto alla povertà, né in primo luogo né soprattutto, è piuttosto una forma di lotta contro questo nuovo sfruttamento, che naturalmente dà visibilità a quelle forme di operosità che producono valore ma che non vengono riconosciute, quindi si configura come un reddito primario. E proprio... No, era una domanda semplicemente per interagire proprio su questo terreno delle lotte nella sfera riproduttiva, ma anche nella sfera della produzione materiale. Come possiamo, quale scenario possiamo aspettarci, ad esempio, in Italia, in un momento in cui molto probabilmente il tema del reddito diventerà una contraddizione anche a livello di contrapposizione tra, o quantomeno si spera, tra movimenti sociali e governo? Sì, penso anch'io che diventerà sempre più fondamentale riuscire a costruire una mobilitazione che rivendichi reddito, perché naturalmente l'affermazione dei 5 Stelle ci dice da un lato che il tema ha un suo appeal elettorale, dall'altro certifica lo scippo di un'etichetta, poiché i 5 Stelle hanno chiamato reddito di cittadinanza qualcosa che nel dibattito italiano aveva a che fare con la discussione dei movimenti, ma che non è un reddito di cittadinanza, è piuttosto un sistema di workfare, un sistema di coazione al lavoro particolarmente duro, se verrà effettivamente approvato nelle modalità che sono state discusse. Quindi dal nostro punto di vista, quello dei movimenti, è urgente costruire percorsi di mobilitazione. Io credo che si debba partire dal rapporto di complementarità e non di sostituzione tra welfare, che redistribuisce parte del valore prodotto attraverso il lavoro salariato, e reddito di base, che invece distribuisce direttamente parte del valore prodotto dalle nuove forme di operosità. Quindi questa articolazione va costruita politicamente da una, diciamo così, platea quanto più ampia possibile di soggetti che hanno intenzione di mobilitarsi per queste questioni. Dall'altro lato, però, io credo che il reddito di base non sia soltanto un elemento tra i tanti di questa strategia, ma sia anche in qualche modo un orizzonte di composizione. E qui mi rifaccio alle considerazioni che avete portato avanti all'inizio, in introduzione, sia tu che Sergio, quando Sergio diceva pensare lavoro e natura assieme, come ci diceva Jason Moore lunedì scorso. Tu parlavi di pratiche che in qualche modo limitino, contrastino la frammentazione. Ecco, io credo che dentro questa trasformazione epocale del capitalismo si stiano riconfigurando le modalità di composizione di classe, e quindi diventino sempre più centrale la linea del colore, ovviamente la questione migranti, le questioni di genere. Non dimentichiamoci che di reddito di autodeterminazione parla il piano di Non Uno di Meno, che noi, da cui noi attingiamo a piene mani, perché è chiaramente un documento fondamentale per la politica contemporanea, ma anche il reddito di base è un modo per disarticolare quello che era stato chiamato durante gli anni del fordismo il nesso produttivista, questo legame molto forte tra crescita infinita e piena occupazione, che naturalmente dava vita a un sistema industriale il cui impatto ecologico è noto a tutti oggi, è del tutto insostenibile. Quindi il reddito di base va pensato a livello di conflitto anche per dare spazio a queste nuove configurazioni della lotta di classe. Grazie, grazie Emanuele, sempre molto lucido e molto chiaro. Noi ti mandiamo un abbraccio e un saluto da tutta la foresta di Sherwood. Ciao Emanuele. Sempre gentilissimi voi, un abbraccio, a presto.
Sergio, abbiamo anche in questa discussione che stiamo facendo, quindi emerge un po', se vogliamo tagliarla un po' con l'accetta, una sintesi, quantomeno io provo ad abbozzarla. Il reddito, la lotta sul reddito come lotta femminista, come lotta meticcia, antirazzista e come lotta ecologista. Questo può essere realmente, secondo te, un nuovo livello che noi poniamo sul tema anche per svecchiarlo? Sì, mi sembra che il lavoro fatto anche in questo manifesto per la cittadinanza sia uno sforzo notevole proprio per superare le incrostazioni che ci portano un dibattito che all'interno dei movimenti dura da decenni ormai, voglio dire, no? Che ha scontato appunto un po' così, diciamo, questa, come dire, gli schieramenti, per cui c'era lo schieramento, ma poi effettivamente fuori dal dibattito riuscire a far avanzare questo tema. Per cui mi sembra uno sforzo molto interessante tutte le cose che dicevano, quindi appunto questo discorso che adesso con questa parola un po' difficile, ma secondo me davvero importante, dell'intersezionalità, che non è una nuova parola, l'invenzione così, ma effettivamente è una pratica, perché è proprio appunto la moltitudine, le lotte appunto femministe, le lotte ai migranti e via dicendo, che ci parlano e pongono immediatamente questo problema. Per cui io credo, così come l'idea appunto che non sia... bisogna superare anche questa contrapposizione, proprio perché il precariato è una sfera, una dimensione che davvero esiste, investe tutti, no? Per cui dal Job Act alle forme delle cooperative, quindi effettivamente anche questa distinzione tra i lavoratori tra virgolette garantiti eccetera non c'è più, perché comunque non viene garantito un meccanismo di inclusione, no, a chi lavora, per cui effettivamente la diminuzione dei salari, l'indebitamento a cui i lavoratori sono stati costretti, quindi tutta la privatizzazione del welfare, per cui dalla casa a tutto il resto, ha creato una situazione, secondo me, che effettivamente può essere molto propizia, insomma. Se poi a questo ci aggiungiamo che abbiamo un governo che, in modo appunto, anch'io sono d'accordo, molto mistificante, però ha fatto del reddito di cittadinanza comunque una delle sue parole d'ordine pregnanti e che evidentemente comunque ha solleticato o comunque ha evocato un problema profondamente presente in ampissimi strati sociali, io credo che davvero dovrebbe essere il momento giusto proprio per fare uno, due, tre passi avanti, nel senso anche che dicevi tu, e quindi di mettere il reddito appunto insieme, ma appunto intersecato con la questione migrante, con la questione ambientale, davvero al centro dell'iniziativa politica complessiva dei movimenti. Sperando che il prossimo autunno possano crearsi le premesse. Noi proviamo, come dire, come organizzazione di movimento a creare le condizioni per tutto questo. E continuiamo questo speciale Sherwood Open Minds sulle nuove forme di sfruttamento, sulle nuove forme di precarietà, ma anche sui nuovi conflitti che stanno nascendo. E se passiamo le Alpi, ci troviamo di fronte a una situazione che è oggettivamente completamente diversa da quella che vediamo nel nostro paese, un po' stantia. Perché in Francia sono 2 anni che le persone si mobilitano, scendono in piazza in forme anche radicali contro sostanzialmente le modificazioni che ci sono state prima sulla loi travail e adesso in generale contro il governo impresa di Macron. Abbiamo in collegamento con noi Rino Boccolino, che è un collaboratore di Global Project che vive a Parigi e fa politica a Parigi. Rino, raccontaci un po' quello che succede in Francia, soprattutto questa primavera è stata una primavera veramente calda. Sì, ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono stati 3 mesi di grande agitazione sociale su tutti i fronti per un'opposizione a un piano di riforme veramente sistemico che non risparmia nessuno strato del tessuto sociale francese: legge asilo e migrazione, patto ferroviario, riforma della funzione pubblica, riforma della formazione. E la mobilitazione è iniziata a inizio aprile quest'anno, fine marzo,
e in un certo qual senso ha riattivato legami e organizzazioni che si erano costituite contro la loa travaglio ed è stata lanciata dall'intersindacale del settore ferroviario con uno sciopero alternato di 3 mesi, 2 giorni su 5, che oggi raggiunge più di 30 giornate di sciopero in totale e tassi ancora molto elevati, come ad esempio il 50% dei conducenti o il 20% delle figure generali. A fianco a questa mobilitazione tante altre che, come detto, si oppongono sui più diversi fronti. Anche se adesso entriamo in una fase un po' nuova, il 15 giugno scorso è stato approvato in Parlamento il testo di legge del patto ferroviario e l'intersindacale si è scomposta. 2 sindacati riformisti hanno annunciato che non proseguiranno lo sciopero, mentre CGT e Sud mantengono anche nel corso del mese di luglio la mobilitazione. Iniziano anche a circolare nei discorsi dei dirigenti sindacali analisi che in un certo modo riflettono sulla la debolezza di questo tipo di sciopero che ha una visione politica, ma che non sembra aver riuscito a piegare il governo, e in questo senso chi pensa a ritornare ad uno sciopero ad oltranza o anche a intervenire in giornate strategiche, visto che è l'inizio delle vacanze. Rino, ci senti? Sì, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentivamo un po' a scatti. E, in questi mesi abbiamo visto anche un protagonismo all'interno di questa intersezione di lotte e anche di nuove forme di organizzazione, perché ricordiamo che soprattutto la fase di lotta contro la loi travai è stata comunque una fase di grande elaborazione e sperimentazione anche di nuove forme organizzative di movimento. E abbiamo visto negli ultimi mesi anche un grande protagonismo dell'università. L'università torna ad essere uno dei centri, dei nodi sostanziali delle lotte in Francia, come non si vedeva da una decina d'anni. Sì, il piano di organizzazione autonomo dalle organizzazioni sindacali partitiche si è anche espresso in settori della funzione pubblica, del privato e del precario, con interventi di blocco sulla logistica oppure sulle grandi catene di supermercati o anche al McDonald's, dove fronti di lotta si sono costituiti autonomamente, anche perché dal 26 i sindacati non hanno lanciato date di mobilitazione nazionali e quindi queste forme organizzative, diciamo, hanno preso il passo. Sul piano universitario, la riforma che trasforma la maturità e introduce la selezione per l'accesso all'università con criteri arbitrari per le facoltà specifiche e di fatto con l'introduzione di uno strumento che riproduce le frontiere sociali e razziali che nella società francese sono forti e determinano l'accesso all'università, hanno portato ad una posizione che nel mese di marzo e di aprile si è tradotta in numerose occupazioni e in una mobilitazione studentesca di piazza veramente partecipata. Licei e universitari hanno diciamo infoltito le fila del corteo di tette che dal 2016 è una realtà che in piazza si afferma prendendo la testa dei cortei sindacali e partitici e di fatto costituendo uno spazio veramente autonomo di attivismo politico e di organizzazione. Riguardo le università, la repressione del governo è stata sicuramente un dato importante, non si vedevano evacuazioni di una tale violenza e ricorso a strumenti giudiziari veramente pesanti per reprimere la mobilitazione da un bel po' di anni. Basti pensare che l'occupazione di un liceo ha portato a una pioggia di rapella alla Lua, un cartellino giallo in via giudiziaria che di fatto impedisce l'accesso a momenti di mobilitazione e che ha in qualche modo riprodotto una serie di arresti arbitrari che nelle università e nei licei hanno caratterizzato, diciamo, la mediazione del governo contro questa mobilitazione.
E ringraziamo Rino, con la speranza che dalla Francia all'Italia, altri paesi europei, si possa creare un contagio e una contaminazione di lotte. Grazie Rino, e ci vediamo e ci sentiamo presto. Grazie, come sempre puntuale. Ricordiamo che Rino potete leggerlo spesso sul nostro sito www.globalproject.info, perché, come dicevo, è uno dei corrispondenti da Parigi e dalla Francia. Grazie Rino, ciao. Ci aveva già salutato. E è possibile, Sergio, realmente la Francia in questo momento sta dimostrando che non tutta l'Europa si è piegata all'austerità, si è piegata a questo binomio, questa contrapposizione, che poi è una contrapposizione molto fluida tra liberismo e, da un lato, e il blocco sovranista da un altro. In realtà in Francia si sta dimostrando da 2 anni che esiste una terza via. Questa terza via poi si rende esplicita nelle lotte, in pratiche anche molto radicali, ma che sostanzialmente riescono poi a mettere in difficoltà i governi, anche la governance europea. Sì, beh, io penso che sicuramente queste esperienze in Francia sono molto significative. Io appunto ricordo già all'epoca del Nuit Debout, anche con forme, anche così, diciamo, organizzative, di pratiche anche molto nuove, a cui almeno probabilmente non siamo abituati, proprio perché sono appunto attraversate e hanno come protagonista anche una figura sociale diversa da quella che a cui forse in qualche modo siamo abituati, diciamo, no? E comunque delle forme molto moltitudinarie. Io credo che, appunto, sentendo il racconto di quello che succede in Francia, ma così come di tante altre cose, anche che citavi tu prima, altri movimenti, cioè io credo che in questo tempo della precarietà, appunto così, della crisi, dobbiamo essere capaci di leggere tutte queste forme di comunque insubordinazione al comando, no? Perché se guardiamo, poi io non ho l'impressione che anche tutte queste forme sovraniste poi di fatto mettano in qualsiasi modo in discussione quello che sono i rapporti di forza all'interno dei posti di lavoro, all'interno della produzione di reddito e tutte queste cose qua, no? Per cui c'è un gran parlare, diciamo, un sovranismo così di facciata, o magari nei confronti dei migranti, ma poi, voglio dire, mi sembra che sia completamente assunta la logica di cui discutevamo molto al tempo di Marchionne, dell'accordo separato, no? E via dicendo, alla Fiat, del famoso referendum, in cui sostanzialmente ha detto: beh, c'è la crisi, ma l'unico modo per salvarsi è quello di fare tutti insieme, capito, con le imprese in testa e con la loro logica, e essere subordinati a questo tipo di logica qui, che poi è precisamente quello che ha prodotto la crisi e quello che l'ha creata, perché credo che, insomma, no, da tempo abbiamo capito che non è che c'è il capitalismo buono che fa la produzione e quello cattivo che fa la finanza, no? Cioè c'è un intreccio di un'economia appunto comunque dominata dalla finanza, di cui poi Marchionne è esemplificato. Quindi io credo che per questo anche quello che citavi tu, le lotte femministe e via dicendo, così come il Job Act, no? Cioè, o come la Bossi Fini, ne discutevamo. Poi sono tutte leggi che, a ben guardare, non fanno altro che ribadire il comando sulla moltitudine, no? Sulla moltitudine migrante, su chi lavora e via dicendo, no? Perché effettivamente comunque io credo che il capitale sia sempre spaventato dalla possibilità di insubordinazione. Quindi questi esempi che vengono dalla Francia, così come anche altri, no? Perché chiudo, a ben guardare quello che dicevi, anche l'università, no? Dalla in Italia, dalla buona scuola, formazione del lavoro, ormai tutto il mondo è permeato, no? Quello della formazione, poi più di altri, di questa logica, no? Capitalistica di cui parlavo prima, no? Per cui è chiaro che l'insubordinazione deve partire da tutti i luoghi, da tutti i settori, in cui invece si vuol far prevalere solo ed esclusivamente questa logica, che poi è quella logica di che ci condanna alla precarietà, che comanda sui nostri corpi e ci vorrebbe irregimentare, e su cui il sovranismo, secondo me, non fa altro che estremizzare alcuni dati più, ma non certo li ho mai visti contrapporsi
o come diciamo noi ogni tanto negli slogan, no? Che dicono tanto i migranti così, ma non ho mai visto né Salvini né Zaia portarsi, andare a bloccare uno sfratto dei nostri veneti padani o a fare un picchetto fuori dalla fabbrica quando fanno i licenziamenti o cose del genere, no? È tutta fuffa, no? Esatto, le botte contro che ci ha dato la polizia quando lottavamo contro, ad esempio, la riforma Fornero, le abbiamo prese noi, non le ha prese di certo né Salvini né nessun leghista, però credo sia fondamentale capovolgere e sovvertire questa narrazione della crisi che, come è emerso anche nel dibattito di ieri, ha messo poi in contrapposizione i subalterni. Bene, io credo che la Francia, con tutte le contraddizioni, ci dia però ossigeno, soprattutto restituisca nel cuore dell'Europa un senso di possibilità che le lotte possono realmente costituire un elemento che può poi rompere blocchi, rompere narrazioni egemoni, rompere rapporti di potere. Io ringrazio Sergio Zulian per essere stato al mio fianco, al nostro fianco questa sera, ringrazio tutte le persone che sono intervenute e vi lascio ad una canzone che anche questa è una canzone che mi piace tantissimo, ovviamente le ho scelte tutte io, quindi è un brano dei Fugazi, The Argument. Ricordo giovedì 21 si parlerà di muri e confini a un altro appuntamento di Sherwood Open Minds e dopo di me, dopo di noi, ci sarà la pillola del giorno, del libro del giorno.